Ricordate che questo è stato. Con il monito di Primo Levi, Cuneo ha ricordato il giorno della liberazione del campo di concentramento di Mauthausen. La cerimonia di oggi vuol ricordare l'ultimo campo di sterminio che è stato liberato dalle truppe alleate, quello di Mauthausen. La liberazione è iniziata a gennaio col campo di Auschwitz e terminata a maggio con Mauthausen. E per tenere vivo il ricordo avete coinvolto anche le scuole di Cuneo? Sì, abbiamo coinvolto anche le scuole. Oltretutto noi da 6 anni che organizziamo i viaggi della memoria tutti gli anni ai campi di sterminio e quest'anno è il 3° anno che organizziamo un concorso fra le scuole. E quindi oggi verranno premiati 5 o 6 allievi delle scuole di Cuneo che hanno il viaggio premio a visitare i campi. Il 5 maggio 1945 le prime camionette dell'armata americana entrarono nel lager e 63 anni dopo centinaia di studenti cunesi hanno potuto rivivere quei giorni devastanti attraverso il concorso letterario per non dimenticare e soprattutto grazie alle testimonianze di 2 ex deportati, Lorenzo Falco e René Mattaria. È un'emozione che mi ricorda la liberazione in un modo non festoso perché eravamo condannati a morte, incolonnati per essere chiusi in una galleria senza fondo. Ricordando questo giorno qua, rivedo i miei compagni di deportazione che non sono più tornati e qualcuno che sono ancora vivi ci telefoniamo di tanto in tanto per avere notizie, come il nostro amico Falco Lorenzo.